Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books e buon Feminist Friday a tutti voi. Oggi abbiamo un argomento un po' particolare che ha a che fare con il femminismo, ovviamente, ma è forse la domanda che ho ricevuto di più negli ultimi 20 giorni. Mi sono arrivati un sacco di messaggi privati, di messaggi qua su YouTube, eccetera, eccetera, che mi chiedevano consigli sulla tesina. A me fa davvero un sacco piacere che anche grazie ai video del Feminist Friday e un po' a varie cose che sono successe quest'anno, tanti di voi si siano sentiti ispirati nel parlare di femminismo anche per la tesina della maturità. E quindi niente, visto che comunque penso di avere già scritto diverse volte questo messaggio, tagliamo la testa al toro, ne parliamo in un video e vi do qualche consiglio per impostare la tesina su diverse materie proprio riguardo al femminismo. Così affrontiamo diversi argomenti, secondo me abbastanza interessanti, quindi insomma sono proprio curiosa di fare questo video. Prima di iniziare, come sempre, vi ricordo che se volete supportare il mio canale, mi raccomando, iscrivetevi e attivate la campanellina per essere sempre aggiornati quando esce un mio video. Commentate, likeate, fatemi sapere anche la vostra opinione su quello che pubblico, così almeno so che cosa sta succedendo. E se volete darmi ancora di più una mano, potete fare i vostri acquisti Amazon tramite il link che vi linko giù nell'info box e che mi dà il diritto ad avere una piccola percentuale sui vostri acquisti. A voi non cambia nulla, a me arriva comunque una piccola percentuale da Amazon che mi aiuta a sostenere il canale. Bando alle ciance, partiamo con il video. All'altro, prima di iniziare questo video, innanzitutto mi sono chiesto più volte a che punto siamo a livello di programmi, eccetera, perché sono passati un po' di anni, esattamente 10 dalla mia maturità, che è del 2008. Questo mi fa sentire vecchissima. In realtà vi faccio qualche premessa. Non sono certa, è altamente probabile che alcune delle cose che vi suggerirò non siano assolutamente nei programmi di quinta. È abbastanza normale perché è difficile anche affrontare tantissimi argomenti, soprattutto l'ultimo anno. Vi do questo suggerimento visto che è quello che ho fatto io. Io feci la tesina sull'esistenzialismo perché ai tempi era il momento in cui avevo proprio tutto il mio cervello diretto solo e unicamente su temi esistenzialisti, era una ragazza un po' strana, quindi praticamente io ho un po' forzato la mano, nel senso che ho chiesto ai miei professori se andava bene il tema, visto che ero molto molto appassionata della cosa, e in alcuni casi hanno introdotto almeno una lezione nei loro programmi. Quindi se sapete che una cosa vi interesserebbe particolarmente affrontare, non siate timidi, se avete la possibilità parlatene con i professori, discutetene con loro e anche se magari non li affronterete in classe, è comunque possibile che vi diano qualche dritta per approfondirli in privato, a casa e proprio dedicati alla tesina. Faccio un'altra premessa che mi farà sembrare vecchissima, me ne rendo conto, però secondo me la tesina di maturità, al di là del fatto che uno se la vuole togliere perché si è arrivati in fondo, non ce ne frega più niente della scuola, basta, io capisco tante variabili, però se vi è possibile, se per voi è un momento dove questo è percorribile, mi raccomando, cercate di vivere anche la tesina come un momento di sperimentazione personale. Io ho trovato che fare una tesina che per me fosse molto interessante, mi ha stimolato tantissimo, ho letto un sacco di cose che mi interessavano, leggevo una fonte che magari mi aveva suggerito la prof e poi finivo a reperirne altre 10. Sì, è da secchioni per l'amor del cielo, però è anche il primo momento in cui state producendo qualcosa di vostro e che può essere un'occasione per confrontarvi con argomenti interessanti, parlarne, farne uscire. Quindi ripeto, so che vedete solo il traguardo, dovete arrivare in fondo, ma pensate anche che è una cosa che vi rimarrà in mente, non è una cosa che dimenticherete se lo fate con un approccio molto, molto critico e anche molto personale. Io ad esempio ricordo perfettamente che cosa ho messo perché erano tutte cose che mi interessavano moltissimo. Quindi, questo è il mio suggerimento da anziana, possiamo anche soprassedere e passare direttamente alla tesina. Vengo da un liceo linguistico, quindi affronterò un po' di materie che sono al linguistico, ma cercherò anche di includere alcune materie che ad esempio al linguistico non c'erano e che possono sicuramente tornare utili a chi affronta dei licei o degli istituti professionali o degli istituti tecnici un po' diversi. Partiamo con
lettere italiano, che penso sia quello che non può mancare da nessuna parte. Parlando di femminismo o di figura femminile, a me sono venuti in mente diversi temi. Ad esempio, sarebbe interessante affrontare il verismo, perché si lega a due temi che abbiamo anche affrontato tra l'altro nei video, ovvero il body shaming e lo slut shaming. Il verismo, che non vi sto a spiegare, però se siete in quinta penso lo abbiate fatto, approccia la scrittura proprio da un punto di vista della regressione culturale, mettendosi dallo stesso punto di vista degli abitanti, ad esempio, del paese, dei gruppi sociali che costituiscono proprio il libro. Ed è interessante perché, secondo me, una delle cose che ricorre sempre più spesso è proprio l'opinione sulle donne. In verga c'è tantissimo, penso alla lupa, penso alle donne dentro i Malavoglia, c'è una cosa super ricorrente. Poi in Nievo, in Confessioni di un italiano, si parla di questa pisana. Secondo me questo, ad esempio, è una cosa facilmente affrontabile e che è stata sicuramente fatta in quasi tutti i programmi. È facile anche magari approfondirla andando a cercare solo i passaggi dove si affronta proprio il tema della figura femminile visto dalla comunità e dove il comportamento della donna, le abitudini della donna vengono affrontate continuamente. Una cosa che secondo me è difficile che venga affrontata nei programmi letterari molto molto difficilmente, però è sicuramente un qualcosa di interessante, parlare di scrittrici italiane del Novecento. A me vengono in mente tre figure di riferimento che possono anche parlare di temi molto diversi tra loro, che sono Grazia Deledda, Sibilla Aleramo ed Elsa Morante. Sono tutte e tre scrittrici che affrontano la figura femminile, il ruolo della donna e riflessioni sulla condizione femminile in maniera molto diversa tra loro. C'è chi lo fa legato a ricordi di infanzia, come penso all'Isola di Arturo di Elsa Morante, c'è chi lo fa affrontando anche temi invece proprio più legati alla condizione della donna, che cos'è la donna, all'emancipazione femminile, al rifiuto della maternità, come magari la Aleramo e la Deledda. Sono molto interessanti, anche da un punto di vista politico, affrontano temi molto molto inerenti al tema femminile. E sono tre scrittrici che vanno a delineare, secondo me, anche tre fasi del Novecento in maniera super interessante. Credo che raramente vengano inserite in programma, quindi sono comunque tre opere che dovrete andarvi a recuperare da soli. Almeno un'opera per scrittrice dovrete recuperare un po' da soli, però è sicuramente molto interessante ed inusuale. Una cosa che probabilmente è molto più estesa perché c'è un po' di ricerchina da fare, però è sicuramente interessante, è vedere anche come delle figure di riferimento femminile nella letteratura si siano evolute nel corso dell'evoluzione letteraria, della produzione letteraria italiana. Ad esempio, partire da una Laura di Petrarca, passando per Beatrice di Dante, arrivando magari, facendo un salto abbastanza grande, alla Monaca di Monza di Manzoni e a Silvia di Leopardi. Cioè sono quattro figure che vanno a delineare comportamenti diversissimi, un approccio molto diverso, un rapporto con l'autore diverso. E poi, tenendo conto anche di questo arco temporale, vedere se in mezzo si riesce a infilare qualche altra figura interessante che possa delineare un po' l'evoluzione del ruolo femminile dentro la letteratura, fino ad arrivare ovviamente al Novecento, dove cambia drasticamente in alcuni casi. Oppure, altra cosa che sicuramente è in programma, magari non tutto, però è facilmente approfondibile, è D'Annunzio e il rapporto con la figura femminile. D'Annunzio è uno di quegli autori che spesso viene odiato, a me è sempre piaciuto molto, lo so, è un po' incoerente, però a me è sempre piaciuto moltissimo, e mi viene in mente ovviamente Elena Muti del Piacere, oppure Le Tre Vergini delle Rocce. Insomma, ci sono tante figure femminili dentro la produzione letteraria di D'Annunzio e hanno sempre uno scopo diverso, cioè la loro figura si va sempre a innestare in contesti non scontatissimi. Quindi questo per italiano più o meno sono le cose che mi sono venute in mente, magari ce ne tante altre. Passerei a storia. Storia, secondo me, dà molto più spazio, ovviamente, più che a temi molto femminili, a riflessioni sull'evoluzione del ruolo femminile nel corso della storia. Però ovviamente bisogna un po' stringere, perché sennò diventa una ricerca un po' anche abbondante e un po' impossibile da fare per una tesina di maturità,
ma io ho isolato questi temi che secondo me sono molto coerenti tra di loro. Il primo è sicuramente il movimento delle suffragette, l'ottenimento del voto e del diritto al voto delle donne, ovvero si parla delle prime ondate di femminismo, quelle che ovviamente tramite una serie di azioni cerca di ottenere parità, almeno dal punto di vista legislativo, ma soprattutto la grande conquista è il diritto al voto. Quindi, ad esempio, è interessante affrontare tutto il movimento delle suffragette e l'evoluzione del diritto attorno al mondo della donna. Come magari è interessante affrontare il femminismo e le sue origini, da come nasce e come si è evoluto, e affrontare proprio tutte le fasi del femminismo e delinearne un contesto storico e tutte le grandi battaglie proprio dovute al contesto storico in cui si inseriscono. Secondo me anche questo può tornarvi utile. Altra cosa che magari non viene spesso affrontata, ma che sicuramente avrete affrontato in storia, è il movimento della resistenza, e una cosa super interessante, qui io stavo anche provando a fare diversi progetti a riguardo, e è il movimento delle donne nella resistenza, perché si parla sempre dei partigiani, difficilmente si parla delle partigiane, ma in realtà hanno avuto dei ruoli fondamentali, molto attivi, e anche loro hanno contribuito alla liberazione dell'Italia dal buio nazifascista. Quindi sicuramente è una cosa che potete approfondire e reperire tante fonti con facilità e con agilità e portarle in programma. Questo forse è un po' difficile da elaborare, però è sicuramente molto interessante e potrebbe essere anche chiedersi perché c'è così tanta mancanza di presenza femminile nelle fonti storiche o come personaggi storici, e quanto più magari la figura femminile sia diventata motivo di repressione, dai motivi di repressione, quindi la visione femminile da reprimere grazie alla religione, eccetera, eccetera, a Salema, l'Inquisizione, tutti questi movimenti qua, fino ad arrivare magari alla mancanza di diritti e la richiesta di ottenere diritti, che ancora oggi è un topic molto, molto acceso. Insomma, secondo me in storia potete spaziare, più che concentrarvi solo proprio su una figura femminile, che potrete anche farlo, ci sono tante figure femminili rilevanti. Passo a filosofia che non so che non in tanti affronteranno, però in molti sicuramente è materia da mettere assolutamente in tesina. Devo dire che forse da programma ci sono poche fonti che potrebbero essere inserite, però io ne ho isolate tre che è probabile che abbiate fatto. I primi due sono due filosofi inglesi, ovvero John Stuart Mill e Harriet Hardy Taylor, che entrambi nella seconda metà dell'Ottocento iniziano a riflettere sulla condizione della donna e sulla sua emancipazione. Tra l'altro, assolutamente interessante leggere i loro saggi, sono brevissimi e uno si chiama L'emancipazione delle donne e l'altro invece L'asservismo delle donne, da affrontare se volete andare magari anche all'origine della discussione sui diritti. Invece un altro filosofo che vi consiglio è Engels, perché Engels scrive uno dei primi trattati dove affronta proprio il ruolo della donna, come vi dicevo anche un po' nel video su Simone de Beauvoir, di cui parliamo dopo, dal punto di vista della costruzione sociale, quindi del ruolo della donna come prodotto di una costruzione sociale e non come ruolo non dipendente da convinzioni culturali derivate dal corso della storia. Quindi, nella sua opera L'origine della famiglia, Engels mette le cose in chiaro e continua a sostenere la tesi che il ruolo della donna non è un ruolo derivante da capacità naturali e da delle cose oggettive, ma è un prodotto dell'evoluzione culturale e delle convinzioni culturali, e infatti parte dalla scrittura della Bibbia, quindi stiamo parlando di un bel po' di anni fa. Comunque assolutamente interessante. E poi ovviamente, visto che ve l'ho già citata, vi suggerisco tantissimo di affrontare Simone de Beauvoir, se ne avete la possibilità, di parlarne con i vostri professori di filosofia o le vostre professoresse o i vostri professori di filosofia, e di affrontare anche il tema dell'esistenzialismo, perché a parte i grandi cuori è sicuramente una figura che dal punto di vista filosofico ha inciso tantissimo, e vi consiglio già direttamente di leggerlo per piacere, non solo per la tesina, Il secondo sesso e tante altre sue opere che affrontano sempre il ruolo della donna e l'evoluzione del ruolo della donna. Queste sono più o meno tutte le cose che mi sono venute in mente per filosofia, forse ce ne sono tante altre, ma queste mi sembravano quelle che poggiavano su basi più solide.
passo invece alle lingue, perché poi dopo affronterò anche altri argomenti, però magari per chi di voi fa un liceo linguistico, affronterò inglese, francese, tedesco e spagnolo. Allora, io non ho studiato francese, quindi abbiate pazienza, perché vi posso suggerire solo et unicamente Simone de Beauvoir, assolutamente, quella ve la recito, magari se non la mettete in filosofia cercate di farla in francese. E altra cosa che mi è venuta in mente, questo però da fan di anni e anni dopo, è Victor Hugo, perché Hugo affronta tantissimo il tema del ruolo femminile dentro le sue opere, essendo insomma come Dickens, voce del popolo e dando proprio vita anche alle condizioni dei ceti più bassi, è interessante vedere proprio tutte le figure femminili in tante opere di Hugo, soprattutto anche ad esempio in Les Misérables. Secondo me questo potrebbe essere un altro aggancio. Purtroppo non riesco a darvi altri suggerimenti, soprattutto proprio dedicati al ruolo femminile, però questi sicuramente sono validi. Passiamo ad inglese, che invece abbiamo. Cioè, qua c'è proprio l'imbarazzo della scelta. Io partirei insomma dai cuoricini fondamentali che sono Jane Austen, le sorelle Bronte e Mary Shelley. Le sorelle Bronte. Magari ci sono tante cose da affrontare, però pensate solo a Charlotte e a Jane Eyre. Cosa non è Jane Eyre per il movimento femminista? Jane Austen, cosa non è Orgoglio e Pregiudizio? Cosa non sono tutte le sue altre opere? Elizabeth Bennet, ripeto, è una grande figura femminile, soprattutto per pensare al contesto storico in cui è stata scritta. E Mary Shelley e il suo Frankenstein, forse è una delle opere più femministe mai scritte, quindi queste sono sicuramente cose che è facile che abbiate affrontato a scuola e che vi consiglio assolutamente. Tra le altre proposte vi consiglio assolutamente, ovviamente, Virginia Woolf. Virginia Woolf è una scrittrice e anche filosofa, perché comunque due delle opere, che possiamo dire le Tre Guinee e Una stanza tutta per sé, sono sicuramente più saggi che opere letterarie, libri di narrativa, però assolutamente una figura che rende a braccia pieno il movimento femminista, soprattutto anche quello non del tutto consapevole della propria emancipazione. E Virginia Woolf anche nell'Orlando affronta un sacco di temi femministi, quindi è un'autrice che è perfetta per una tesina femminista. Come penso sia perfetta quella che forse è una delle mie poetrici, che forse è una delle mie poetesse preferite, ovvero Emily Dickinson. Emily Dickinson, già per ragioni biografiche, è un personaggio da tenere d'occhio, ma in più anche per come ha impostato tutta la sua produzione letteraria, è sicuramente un personaggio da tenere d'occhio. Questi sono sicuramente suggerimenti che per inglese, soprattutto letteratura inglese, rimangono molto validi. In tedesco, invece, che questa è già un po' più la mia materia, io ho due suggerimenti fondamentali. Uno è un tema un po' più storico, letterario, e l'altro invece è un autore. Tra l'altro è un autore uomo. Stiamo parlando di Heinrich Böll, che forse voi conoscete per Opinioni di un clown, Einsisches eines Clown. Nella sua opera c'è un libro molto molto fondamentale che è Die verlorene Ehre der Katharina Blum, ed è un volume che ragiona sulla violenza e su tante tematiche. C'è un personaggio principale femminile che è Katharina Blum. Si parla di scandalo, si parla di violenza, si parla di omicidio. A parte che è veramente un bellissimo romanzo che vi consiglio in ogni caso, in italiano è L'onore perduto di Katharina Blum. Mi raccomando, questo, a parte Heinrich Böll, scopritelo, leggetelo, fate quello che dovete fare. Ve lo consiglio assolutamente. Un'altra cosa invece più tematica forse che letteraria, perché almeno nella mia esperienza con la letteratura tedesca faccio fatica a ricondurmi proprio a temi femministi, femministi, giuro, ed è strano. Però un'altra cosa che secondo me è facile da inserire in una tesi sul femminismo e che è perfetta è Sophie Scholl e Die Weiße Rose, ovvero la rosa bianca, il movimento della rosa bianca durante la Seconda Guerra Mondiale. Sophie Scholl, tra l'altro esiste anche una filmografia abbastanza consistente, quindi se non avete voglia neanche di leggere qualcosa al riguardo, ci sono anche dei film riguardo proprio al movimento della rosa bianca. Il movimento della rosa bianca è perfetto perché tra l'altro avviene a Monaco durante la Seconda Guerra Mondiale, c'è una figura femminile che è uno dei punti di riferimento di questo movimento e è assolutamente, secondo me, perfetto per una tesina femminista in lingua tedesca. Anche per spagnolo vi do qualche indizio su argomenti un po' più letterari, argomenti invece
sicuramente dal punto di vista storico. Una delle prime autrici che mi vengono in mente è ovviamente Isabella Allende, che è anche una delle autrici che ha più indagato il tema del realismo magico. Quindi ha una produzione letteraria vastissima, è molto conosciuta, è una best-selling author. Probabilmente ci può rientrare, è ovvio che è difficile che venga affrontata, ma è anche vero che leggere le sue opere è abbastanza scorrevole, quindi affrontabilissima. Un'altra invece che vi consiglio, perché le voglio un grande bene, è Almudena Grandes, soprattutto con La Ciudades de Lulu, cioè L'età di Lulu, L'età di Lulu, e anche Malena e Sul nombre de tango. Almudena Grandes è forse una delle autrici spagnole più interessanti. E Federica Molzeni è una parte attiva nella guerra civile spagnola, quindi è interessantissimo vedere chi era, cosa ha fatto durante quel periodo. È una parte fondamentale anche del movimento anarchico spagnolo, che è sicuramente interessante da indagare, ed è anche stata la prima donna ministro in Spagna. Assolutamente da andare a vedere, potrebbe rientrarci tranquillamente nella vostra tesina sul femminismo. Passo oltre invece per andare a cose di cui so poco. No, detto come ho detto, greco io non l'ho mai studiato, ma sono una grande appassionata di mito greco e quindi vi posso suggerire due strade. La prima è sicuramente forse la più scontata, è parlare di Saffo. Saffo è sicuramente una delle figure femminili innovative, dirompenti nella storia della letteratura in generale, quindi è sicuramente un argomento molto interessante da affrontare, come allo stesso tempo anche analizzare le figure di alcuni miti. Sto parlando di Antigone, di Ecuba e di Medea, che sono donne non convenzionali, figure femminili assolutamente fuori da tutti gli schemi e da tutti i preconcetti sul ruolo della donna, assolutamente c'entrano moltissimo. Purtroppo di greco non vi posso dire molto perché non l'ho mai studiato e va bene anche così. In latino per me direi che va bene così lo stesso, non mi è venuto in mente nulla, quindi non vi riesco ad aiutare. Passiamo a quello che io vado a mettere nella bolla di scienze, matematica e fisica. Scienze ovviamente dipende da che cosa state affrontando, se fate biologia, scienze della terra o chimica, però sono andata proprio ad indagare qualcosa. Il primo suggerimento che in realtà mi è venuto da uno dei commenti, dei messaggi privati che mi sono arrivati, e legandosi al tema del body shaming, in biologia sarebbe interessante parlare di metabolismo. Se no, diciamo, la cosa più facile è affrontare alcuni temi passando per figure chiave femminili che o hanno affrontato e scoperto proprio alcune caratteristiche in questi ambiti, oppure sono state le pioniere in campo scientifico e non solo. Parto dal campo matematico perché è quello su cui ho solo un riferimento purtroppo da darvi, ma è un gran riferimento, ovvero Ada Lovelace, della quale vi ho già parlato in diversi video, che non solo era la figlia di Lord Byron, e quindi questo già ce la fa amare, anche se tra loro non correva proprio buonissimo rapporto, però è la matematica che praticamente inventò il primo algoritmo pensato per essere elaborato da una macchina automatica. Quindi praticamente lei è stata la prima programmatrice della storia. Non vi posso dire altro, nel senso che io di matematica sono sempre stata un cane e so poco e nulla. Fate conto che a me all'esame hanno chiesto che cos'è un limite e io ho fatto scena muta. Però, vabbè, sono uscita comunque bene dall'esame, per fortuna, però è veramente, per me è difficile. Però so che questo potrebbe essere, ad esempio, un argomento molto interessante da introdurre tramite la sua figura. Poi passerei invece a cose magari più legate a temi scientifici, quindi alla chimica, ad altri ambiti scientifici che sicuramente potreste aver affrontato. La prima che mi viene in mente è Marie Curie, ovviamente. Marie Curie è tra le più importanti figure femminili, perché era sia scienziata che chimica che fisica, e studiò la radioattività, che è sicuramente e fu una delle prime, tra l'altro, a farlo. Quindi se la vostra intenzione magari è riallacciarsi a questo tema, potete farlo tramite la sua figura. Per biologia invece potete farlo tramite la figura di Rita Levi-Montalcini, che è stata ovviamente forse l'italiana più iconica dal punto di vista delle scienze mai esistita, insieme forse a Margherita Hack, della quale parliamo fra un attimo, della quale parliamo dopo. Però Rita Levi-Montalcini era una neurobiologa, fondamentalmente era un medico che si è specializzato nel campo della neurobiologia. Se per
quest'ambito voi riuscite a trovare qualche argomento di discussione legato magari al corpo umano, al funzionamento del cervello, ecco, potrebbe essere assolutamente interessante. L'altra figura che vi consiglio di affrontare è Rosalind Franklin. Rosalind Franklin è praticamente la terza persona che è stata un po' nascosta dalla storia, come succede in tantissimi casi, che ha contribuito in maniera fondamentale alla scoperta della struttura che compone il DNA. Si dice che è l'eroina mancata della sua scoperta, perché praticamente lei diede la soluzione a due persone che continuavano a girare attorno a un problema, non capivano come risolvere i due scienziati che hanno poi scoperto il DNA, fondamentalmente possiamo dire così, continuamente giravano attorno senza trovare la soluzione. Lei gli ha detto: per queste cose io adotto questo metodo, tacca, abbiamo scoperto il DNA, però l'abbiamo scoperto noi, a te non te lo diciamo. È andata così, come va in tantissimi casi. Quindi secondo me è un ottimo argomento per allacciarsi alla questione. Penso sia sempre biologica. Sempre invece legato al termine, all'ambito della radioattività e poi in conseguenza con l'energia nucleare e alla fisica nucleare, non possiamo dimenticare Lisa Meitner. È una fisica che ha proprio lavorato intensamente tutta la vita su questi argomenti e approfondendo proprio i suoi campi di azione potete sicuramente allacciarvi al tema sia della radioattività che dell'energia nucleare. E poi come ultima vi cito sicuramente quella che vi ho detto prima, ovvero Margherita Hack. Lei è stata la più grande astrofisica italiana, è un dato di fatto. I suoi studi sono stati sempre intensi, costanti, e se magari vi volete invece occupare della parte riguardante scienze della Terra e non invece biologia e le altre cose, perché non so cosa c'è nei programmi, ve lo ripeto, questa è una figura chiave dalla quale partire. Sicuramente riuscite a collegare tutto in questo modo, fatelo in maniera, ecco, intelligente. È ovvio che al tema femminismo non si potrà mai legare un tema scientifico alla figura femminile, è difficile che, non lo so, che sui raggi ultravioletti abbiano a che fare con il ruolo della donna, ma se per lavorare queste cose, per scoprirle, eccetera, vi affidate a un ruolo femminile che è stato chiave nel suo studio, fate un collegamento perfetto. Penultimissimo argomento, che è arte. Arte è difficile reperire delle donne, come sempre, però io ho in mente tre consigli da darvi. Il primo, forse scontato, ma sicuramente molto valido, è Frida Kahlo. Frida Kahlo è un personaggio che dovete conoscere, interessantissima sia la sua vita privata che la sua opera artistica. Lo potete reperire, c'è una bibliografia vastissima, le sue opere sono meravigliose. Se vi capita andate, mi raccomando, a vedere le mostre, visto che hanno girato negli ultimi 3-4 anni qua in Italia, mi raccomando. La seconda figura che vi consiglio è Artemisia Gentileschi, che è una pittrice italiana a cavallo tra il 500, fine 500, inizio 600, e vi innamorerete di lei per forza, sarà così, quindi non ve la perdete. Forse non è nel programma di quest'anno, ma tanto alla fine, cioè, per collegamenti, ed è stata dirompente come artista, quindi ve la consiglio assolutamente se volete trovare un contesto almeno non troppo usuale. Poi, da fotografa, mi sento di consigliarvi, visto che si tratta comunque di storia dell'arte e di arte, un percorso legato alle fotografe femminili. So che sarà qualcosa di strano e che non è sicuramente in programma, ma se ne avete la possibilità vi consiglio assolutamente di andare ad indagare su Francesca Woodman, su Nan Golding, su Cindy Sherman, Diana Arbus, su Tina Modotti e su Vivian Meyer, che tra l'altro c'è la mostra ora a Bologna e io spero di andare a vedere nei prossimi giorni, off topic. Perché sono figure rilevanti nel panorama mondiale riguardo a tantissime aree, perché ad esempio Francesca Woodman era sicuramente più legata alla ricerca artistica attraverso la fotografia, Diana Arbus, ma anche Cindy Sherman, Tina Modotti, tutte loro magari erano più fotografe da reportage, quindi loro andavano a indagare, a scoprire l'umanità, era una cosa, cioè, vabbè. Mi emoziona parlare di fotografia in questi casi, però è secondo me un tema molto molto interessante e che vi consiglio se avete la possibilità di farlo, perché anche la fotografia è arte. Ultimissimissimo topic che mi viene in mente come materia sono diritto o scienze sociali, che non ci sono in tutti i licei, però magari in questo trovate appiglio. Il primo è sicuramente parlare di diritto femminile, mi sembra scontato e banale, ma
potete fare un punto su a che punto siamo, potete parlare della condizione femminile ora e dell'evoluzione del diritto della donna. Altri temi secondo me interessantissimi da indagare, questo però vi creerà alcuni problemi, è la legge 194, ovvero la legge sull'aborto, oppure tutte le leggi ad esempio legate alla condizione femminile degli anni 70, perché hanno veramente tante storie dietro molto molto interessanti. Ultimissima figura del diritto e delle scienze sociali, che secondo me è assolutamente rilevante, forse vi sembrerà scontato, è Maria Montessori, colei che introdusse un metodo scolastico in Italia, praticamente una pioniera. Assolutamente figura interessantissima che vi darà un sacco di spunti. Ok, la tesina l'abbiamo fatta, ora mi raccomando, se fate la tesina sul femminismo me lo dovete fare sapere, assolutamente, io sono curiosissima, però davvero ci tenevo a fare questo video perché mi avete chiesto dei consigli in tantissimi e mi fa piacere darvi qualche spunto. Chiaramente i miei sono tutti spunti, non c'è nulla di scritto, vi ridico la frase da vecchio, ovvero fate qualcosa che vi interessa, perché vi rimarrà davvero a lungo ed è una cosa molto molto bella e a livello di sviluppo personale vi darà un sacco di soddisfazione. Questo è tutto per oggi, come solito vi invito a partecipare al Feminist Friday anche su Instagram. Se postate una foto usando l'hashtag Feminist Friday a tema femminile, parlando di temi femministi, delle vostre autrici preferite, delle vostre eroine preferite, di cose che vi stanno a cuore, insomma qualsiasi cosa legato al femminismo, io riposterò tutte le foto nelle stories. Niente, direi che per questa rubrica ci vediamo, spero, a venerdì prossimo. Per tutto il resto, al prossimo video. Ciao!